Allora, stasera, ragazzi, pensavo di spezzare la serata in due. Nella prima parte, nella seconda parte, vi farò delle proposte di tipo tecnico. La prima parte si chiama invece, aiutami Raffaele, non mi ricordo più. Cazzeggiamo un po'. Passeggiamo un po', no, il titolo era un altro. Era l'invasione della poesia nei territori della prosa. Per cui Rifatta da adesso sola. la nostra lettrice ufficiale ci leggerà qualcosa. Ho ritirato la cesta di rami di ginestra. Il cestaio ha fatto un buon lavoro, non posso lamentarmi. Gli ho detto che ripasserò per pagare il dovuto, dopo averla mostrata al mio sposo. Ho mentito, che mi cerchi pure. Io non ho uno sposo e lui non può certo avvicinarsi alla mia dimora. Esco di rado oramai. Ero bella un tempo. I miei capelli scuri erano onde morbide che intrecciavo con nastri colorati. Avevo la grazia di una gazzella e occhi da cerbiatto. Fu scelta, tra tante, dalla madre del faraò Mentuhotep per servirla giorno e notte. Divenni la sua ombra e lei si affezionò a me e non mi fece mai punire. Dopo 12 inondazioni la mia signora volò via e il giovane faraò mi donò una piccola casa con le mura di pietra, vicina all'harem. Vedevo il fiume dalla veranda e per la prima volta possedevo qualcosa di mio. Ebbi l'incarico di occuparmi delle ragazze in qualità di sepeshet e all'inizio non fu facile. Ma ben presto le prescelte compresero chi comandava e fui per loro come una giusta madre. Insegnai il rispetto, la cura del corpo. Misi fine a sciocchi litigi, a invidie fuori luogo. Dovevano farsi belle per il mio signore. Era lui che sceglieva. Peggio per chi perdeva tempo in altre faccende. Feci licenziare le più ribelli e chi aveva perso il fascino della giovinezza, ricompensando le fedeli. Tutto doveva essere perfetto nella casa del piacere. Una sera d'estate al tramonto, il caldo non mi faceva dormire. Nella veranda trovai ristoro distendendomi su morbidi cuscini, incurante delle punture delle zanzare, grata alla lieve brezza della sera. Mi assopii e nella notte mi risvegliai all'improvviso. Rimasi allerta col cuore che batteva fortemente, cercando di comprendere cosa avesse generato il mio risveglio. Vidi un'ombra scura che usciva dal retro dell'harem, avvolta in un mantello. Gridai per chiamare le guardie e l'ombra, come una furia, mi assalì per farmi tacere, sorprendendomi. Un dolore improvviso mi fece mancare. Compresi che ero stata ferita mentre con le mani lo graffiavo con rabbia e la vista mi abbandonava. Prima di perdere i sensi, sentii delle voci e mi fu strappato dalle mani il notturno incubo. Da allora porto sul mio viso i segni di quella notte. Mi curarono i medici del faraò, ma nulla poterono fare per il mio occhio destro. Quando mi ripresi, vennero a prendermi e mi portarono sulla riva del fiume. Lui era lì, legato, col volto irriconoscibile e gli occhi cavati. Vivo. Gli tolsero la pelle pezzo a pezzo, iniziando dalle mani e dai piedi. Quando perdeva i sensi veniva risvegliato, come aveva chiesto il farao. Le sue urla attraversarono terre e mari, penetrarono gli abissi. Io l'odiavo, ma piansi. Volevo morisse, ma lo strazio entrò in me e nei miei incubi, per non andarsene mai più. Quando vidi lei per la prima volta mi colpirono i suoi occhi.
la feci vestire con una tunica verde chiaro, decorata con nastri gialli. Feci raccogliere i capelli e truccare il viso. Era bella, della bellezza dell'alba, impaurita come un cucciolo senza la madre. Le accarezzai la testa e le parlai dolcemente, spiegandole cosa fare. Mi ascoltò e fu prescelta. Il faraò mi fu grato e l'incontrò molte volte. Aveva la dolcezza del miele e il sapore del mare. Dolce e gentile, conquistò il suo cuore, diventando sempre più bella. Poi, dentro di lei è cresciuto suo figlio. Ho informato il faraò. Me ne prenderò cura. Le ho tenuto la mano quando dal giovane corpo è nato il prezioso bambino. Devo occuparmene e allontanarlo da lei, mettendolo al sicuro dalle malvagità dei cortigiani invidiosi. Ma gli ho fatto una promessa. Lo rivedrà. Il suo bambino non sarà perduto. E oggi manterrò quella promessa. Reperto 107. Grazie. C'è qualcuno qui che ci può dire chi sia questo personaggio e che cosa... Inoue. Qualcosa di più? No, il libro l'avete letto tutti, però sì. Speravo certo. Che la colpevole come si dice? Maria Stefania? Sì. Ma si è messa le mani sulla bocca lei per non... No, no, adesso ci spiega chi è invece il personaggio. Non ce la faccio. È stato bello sentire letto questo brano da te. Guarda che è appena cominciata la storia. Ecco, lo so. Cosa tu ti hai combinato? Ti illudere di sfuggire. Io sono innocente. Comunque il personaggio è Sebetut. Io mi scuso se non ho pronunciato adeguatamente alcuni nomi, ma sinceramente non vengo da là. No? Ma sinceramente anche per me mettermi a scrivere con questi nomi stranissimi non è stato mica semplice. Devo andare sempre a rivedere. Dove la metto, la H? Comunque è un personaggio che mi ha preso tantissimo, veramente, perché per scrivere di questo personaggio ho dovuto provare a immedesimarmi in una storia molto particolare. A immedesimarmi anche nella testa e nel cuore di questa donna, che comunque sia ha vissuto una vita anche sfortunata in tanti sensi. E quando sono riuscita a entrarci dentro, allora la storia è venuta da sé. Ho lavorato con tutti i personaggi del libro, ho lavorato in questo modo. Prima di scriverli ci ho ragionato su, ho cercato di entrare proprio in loro per potervi scrivere. E così è successo anche per Sebetut. Mi sono immaginata, la parte più difficile da scrivere è stata la parte della tortura. Me lo sono proprio vista, immaginata in testa. Ho pensato che in quei tempi probabilmente era anche una modalità normale. E quindi è una cosa che hai immaginato tu? Assolutamente sì, perché comunque ovviamente è completamente fuori da ogni mio genere di esperienza, ovviamente. Lì per lì ho pensato che si trattasse della mitica tortura del millennio. No, l'ho proprio immaginato, ho pensato come lo possono punire. E l'ho pensato, sicuramente gli ha leso l'occhio, lo puniscono togliendogli gli occhi, questa è la prima cosa che ho pensato. E poi ho pensato, qual è la tortura più dolorosa che possono dargli? Perché ha toccato una che era del faraone. E allora ho pensato a una tortura del genere. Vabbè, l'ho scritto. Meglio esserti amici, Stefania.
Poi in Sardegna è una roba comune, lo fanno ancora adesso. Di spellare, no, sì, sì. Credo proprio. Comunque la tortura, non era una, non è una pratica solo del passato. No, certo. Io ho conosciuto uno che è stato torturato nelle carceri libiche di Gheddafi e non vi dico che torture ha subito. Va bene, era capricciante. È sopravvissuto grazie a, a uno scambio con un prigioniero italiano in Italia, e però quando ha raccontato e i segni, fra l'altro la differenza con quelli di una volta, scientificamente facevano le torture in maniera che se ci fosse stata, perché comunque c'erano delle ispezioni dell'ONU e robe così, non si accorgessero che era stato torturato. Aiuto. Per quello che riguarda la pronuncia, c'è la consolazione del fatto che nessuno sa come pronunciavano le cose, quindi uno può pronunciare alla sua maniera, che vanno bene tutti. Bene. Bene, bene. Prossimo personaggio? Stefania sorride. Per forza! Lo guardo mentre va via. Si gira un attimo prima di superare il colonnato. Gli regalo un sorriso. So che non verrà più. Prenderà altre strade e nel mio cuore lo benedico. Lo ricordo bambino quando la prima volta venne qui. Due occhi lucenti come un tramonto nel deserto, piccole gambe che seguivano suo padre. Lo affidò a noi e non mi sembrò vero. Un bambino, qui, quel bambino. Mi avvicinai lentamente offrendogli piccole pietre colorate. Le prese, se le rigirò in mano, poi si sedette per terra, facendole rotolare. Mi sedetti con lui e giocammo assieme. Il momento più bello, dopo tante lacrime. Avevo vissuto 11 inondazioni quando mi portarono qui. Ero vestita con una tunica verde chiaro, decorata con nastri gialli. Il mio viso era stato dipinto e mi era stato detto di non piangere, per nessun motivo. Tremavo come l'acqua smossa dal vento, ma una giovane donna mi aveva preso per mano, rassicurandomi, dicendomi dolci parole. Non ero sola. E non ero la più piccola. Eravamo 7, sedute su morbidi cuscini color del rubino. E vicino a noi donne giovani e meno giovani, tutte belle ai miei occhi. Solo una era avanti negli anni, elegante, la schiena leggermente curva, una cicatrice verticale che le attraversava l'occhio destro, oramai cieco. Ci guardava, trapassando i nostri corpi. Dopo qualche tempo ci aveva fatto alzare in piedi, tutte. Ci avevano detto di tenere lo sguardo basso e stare ferme, senza parlare. Lui era entrato e la paura mi aveva straziato le viscere, ma ero rimasta ferma e avevo tenuto lo sguardo basso. Si era avvicinato a noi guardandoci. La sua mano aveva sollevato il mio capo, afferrandomi per il mento. Tremavo. Un cenno. E l'avevo seguito. Era stato l'inizio della mia condanna. Non si vede più. È scomparso oltre il colonnato. Mi volto e torno dentro. Vado a prendere la ciotola di terracotta bruna dove ha mangiato e bevuto prima di andarsene. La accarezzo dolcemente, avvicinandola al petto, mentre le lacrime scendono. Non la laverò, la conserverò così, perché le sue mani l'hanno toccata, la sua bocca l'ha sfiorata. Ero stata obbediente.
Le prime volte le sue mani avevano toccato il mio corpo, facendomi male, scendendo giù, lasciandomi sgomenta. Era il mio destino. Lui era un dio. Dovevo essere grata alla mia fortuna, mi aveva detto l'anziana signora. Quel giorno era stato diverso. Dalla mia bocca non era uscito neppure un suono, mentre una lama mi trapassava le carni. Mi ero morsicata le labbra fino a farle sanguinare. E mi avevano detto che ero stata brava. Mi avevano lavata e avevano asciugato le mie lacrime. Mi ero abituata fino a non avere più paura. Avevo soddisfatto il mio Signore, molte volte, facendomi bella per Lui. Era venuta da me un giorno l'anziana signora. Aveva detto che il mio Dio non mi avrebbe più cercata. Non comprendevo, ne ero stupita. Il cuore aveva preso a battere forte, la paura di aver sbagliato mi toglieva il respiro. Lei mi aveva toccato la pancia, pesato i seni con le mani. Mi aveva parlato, rude, e avevo compreso. Avevo abbassato lo sguardo e amato da subito la mia creatura. E queste sono alcune parti del nuovo personaggio. Maria Stefania, chi è? La mamma di Sinue. Scritto davvero bene, è bellissimo davvero. Qui è stato ugualmente molto complicato entrare nel personaggio perché ho dovuto immaginarmi una situazione molto particolare, uno stupro di una bambina. Per riuscirci ho scavato nelle esperienze che ho visto. A volte, cioè, mi è capitato in tutti questi anni di scuola di vedere delle situazioni anche particolari. E niente, mi sono immaginata il volto di questa Diamose da bambina. Avvicinandola al volto di una bimba. E allora lì sono riuscita a scrivere questo pezzo anche pensando che un bambino o una bambina in una situazione del genere crede che sia normale, infatti si preoccupa quando gli dicono che il faraone non la vuole più. Pensa di aver sbagliato qualcosa, perché questa è proprio la situazione di un bambino abusato, di un abuso, che ritiene la cosa normale. E poi da lì è venuto tutto il racconto. È un personaggio a cui mi sono affezionata tantissimo, che ha toccato corde profonde del mio essere. Ho attinto per quanto riguarda il parto, chiaramente, le altre situazioni dalle esperienze personali, ma anche da un po' da quello che nei miei 61 anni ho vissuto, ho sentito. E niente. A me soprattutto rileggendola è piaciuta molto la sfalsatura temporale, no? Quello per cui è la stessa persona e questo senso della bambina e poi E poi mamma adulta, adulta, no? Che mamma, vede, esatto, ma mamma adulta, non che mamma. ritrova dopo tempo suo figlio, cioè Sì, che sì. ha questa gioia grandissima che diventa la sua unica ragione di vita. È bellissimo. Che è una cosa che si vede che ci sono momenti temporali in cui uno coltiva dei pensieri, no? Invece che altri. È questa cosa che siamo sempre noi, in fotogrammi diversi della vita, no? Anche in foto, basterebbe È rivedere vero. le nostre foto da adolescenti forse più che da bambini, perché da adolescenti ci riconosciamo, da bambini tendiamo forse a non ricordarci con precisione. Però siamo sempre noi con il nostro flusso di emozioni, con il nostro essere, no? Attraverso queste persone che poi tornano con
in modalità diverse, in situazioni diverse, e queste brevi pagine in cui è esplicito questo l'essere sempre la stessa ma in momenti lontani nel tempo e diversi, soprattutto rileggendolo, mi è piaciuto molto. Non che non mi fosse piaciuto prima, non capiamo male. Ma è come fa la mente, noi se ci immergiamo nei nostri pensieri, in effetti la nostra mente viaggia avanti, indietro, ritorna, collega. Ho notato, cioè, se scrivo di getto io scrivo così, ho notato però che comunque quando si deve scrivere per scrivere qualcosa di comprensibile bisogna per forza di cose cercare di mantenere un certo ordine nelle cose. Quello sì. Io sto semplicemente godendo della lettura e del testo che ho già letto, ma io non leggo così bene. Ve l'immaginate se al posto di Adriana stasera ci fosse un editore? Come fa a non pubblicare un libro dopo averlo sentito così? A me viene voglia di andare domattina ad aprire una partita IVA e di diventare un editore. Vai. Non in particolare per questo libro, in generale. Come lo leggiamo noi mentre li scriviamo, è tutto diverso. Sì. Non riusciamo a immaginarceli così. No. La mia speranza è che i lettori lo leggano così, lo immaginino così. Speriamo. E non avete ancora sentito niente. Che cos'è? Perché quello che ha anticipato Stefania, dicendo che soprattutto nella scena del parto, ovviamente ha parlato di sé, e ora, ma poi c'è un personaggio nuovo. Si parla di sorprese. Ecco. Crebbe dentro di me, si fece spazio nel mio corpo. E quando il mio ventre diventò rotondo, mi fecero riposare spalmandomi di oli profumati. Mi svegliava la notte, spingendo come se volesse uscire fuori. E io amavo accarezzare quelle piccole gobbe sporgenti, desiderando il mio bambino. Quella notte mi svegliò la tunica bagnata. Mi alzai e come un fiume scese dal mio corpo. Mi aiutarono e mi prepararono. Arrivò presto il dolore, mentre il mio ventre diventava duro come una pietra. Poi passava il dolore per ritornare ancora, sempre più forte. Lei, vestita di scuro, ripeteva parole antiche che non comprendevo, sempre uguali, sussurrate, e mi teneva la mano, accarezzandomi il viso. Mi consolava, mi dava forza. Nacque il mio bambino. L'orba me lo attaccò al seno, ancora umido e lucido. Smise di piangere, succhiando con forza. La signora mi pulì e schiacciò il mio ventre. Poi prese il bambino e lo lavò, avvolgendolo in teli morbidi. Rimase con me per 7 tramonti, il mio bambino. Una mattina non lo trovai accanto a me, lo cercai dappertutto, urlai e piansi, mi strappai i capelli, consumai le mie lacrime, ma non lo vidi più. Vennero e mi fasciarono stretto il ventre e il petto. Mi lavarono e mi vestirono con una tunica bianca. Mi portarono cibo, ma non toccai nulla. Desiderai di morire, coricata sulla stuoia. Venne a trovarmi l'anziana signora. Mi parlò a lungo, accarezzandomi il capo. Mi convinse a bere del latte. Era amaro nella mia bocca, ma mi fece bene. Mi pettinò i capelli, raccogliendoli in una treccia. Asciugò le mie lacrime, parlandomi del mio bambino. Mi disse d'aver fatto qualcosa che mi avrebbe permesso di ritrovarlo. Non sarebbe stato più con me. Ma non era perduto. Sta per tornare a casa e quando entro sento l'odore delle concubine. Gli piace stare là, ma non ne può sfiorare neppure una. Io ne godo. Sono tutte del faraone e di nessun altro. Si può finire in fondo al Nilo per molto meno.
E poi se la vedrebbe con me. E come se la vedrebbe con me. Lui è mio, solo mio. E fa quello che dico io. Io non lo volevo questo bambino. Mi hanno costretta a occuparmene. A loro non ho potuto dire di no. Sono venuti un giorno e hanno parlato con lui. Io ascoltavo da dietro la tenda, rodendomi di rabbia. Con lui hanno parlato. E lui ha detto di sì. Non poteva che dire di sì. Solo dopo mi hanno fatto chiamare. Mi sono inchinata, come conviene, sono stata gentile, ma ero furiosa. Io non lo volevo, questo bambino. E ho dovuto prenderlo in casa, come se fosse mio. Trattarlo bene, nutrirlo, vestirlo, come se fosse mio. A un cenno è entrata una giovane ragazza che aspettava fuori. Teneva un fagotto avvolto in un telo color ocra. Si è avvicinata e me l'ha messo tra le mani. Si è messo subito a strillare, insistente, come un gatto in amore, fastidioso come il gracidio delle rane. L'ho cullato di fronte a loro, stringendolo al petto. Puzzava di piscio e di latte acido. Ho obiettato che non avevo latte e mi hanno fatto arrivare a casa una ragazza con due seni grandi come angurie, che avrebbe potuto allattare una famiglia intera. Ah, le ho parlato chiaro. L'avrei scorticata viva se fosse successo qualcosa al bambino. Non dovevo sentirlo piangere, né dovevo sentire puzza di piscio. Lei da quel momento era schiava del bambino. E mia. In cambio l'avremmo nutrita come conviene e resa libera quando lo scorpione non avrebbe voluto più il suo latte. Ho mantenuto la parola data. Il mostriciattolo è cresciuto ed è cresciuto sano e forte. Ho fatto tutto ciò che mi è stato richiesto, ma non potevano obbligarmi ad amarlo. No, questo proprio no. Dopo 4 inondazioni ho licenziato la balia. Ormai lui mangiava di tutto. Era inutile tenerla. L'ho mandata via di notte, di nascosto. Il bambino le era affezionato come un cucciolo alla madre. Non lo potevo sopportare. La mattina pianto quando non l'ha trovata nel letto e ha pianto anche i giorni successivi. Allora ho preso Ati per il collo, stringendolo fino a farlo soffocare. Gli ho detto che oramai Sinue era cresciuto e che mi doveva cercare qualcuno che si occupasse di lui. Io non ne avevo voglia, avevo ben altro da fare. Così è venuta a casa lei. Una ragazza esile come un giunco, la pelle del color del fango, le sopracciglia unite sulla fronte, il naso adunco, i denti storti. Gli avevo detto io che non volevo una giovane bella in casa, ma non mi aspettavo una così brutta. Ma il bambino è piaciuta subito e me l'ho tolto dai piedi finalmente passando con lui tutto il tempo. Dopo un'altra inondazione, Ati ha detto di avere pensato di portarlo con lui. Voleva fargli conoscere le giovani belle del farao. Ha detto che non poteva conoscere solo donne brutte. Mi sono infuriata e ho preso il bastone. Con gli occhi che mi uscivano dalle orbite per la rabbia, si è buttato per terra riparandosi con le mani, giurando che non parlava di me, ma della giovane brutta. Io ero bellissima, bellissima. Mentiva. Mentiva, ma mi ha fatto pena. Ho buttato il bastone e gli ho dato solo un calcio tra le gambe. Ha urlato dal dolore, raggomitolandosi per terra. Mi sono girata e l'ho lasciato lì senza rimpianto. Non ero pentita, tanto il suo serpente ormai gli serviva solo per pisciare. Mi ha detto che se avessi voluto avrei potuto mandar via la ragazza brutta, ma io non volevo mandarla via. Forse era brutta, ma aveva un tocco leggero che era ristoro per la mia schiena. Potevo restare anche ore mentre le sue mani andavano su e giù spargendo l'olio, massaggiando ogni piega della mia pelle. Aspettavo che Ati andasse via col bambino e poi bastava un cenno. Lei veniva e con le sue mani ridava vita al mio corpo. Risvegliava desideri nascosti. Non ero mai sazia. Le ho insegnato molte cose.
e non l'ho detto mai a nessuno. Due personaggi. Questa lo sa la Stefi chi è? Sì. La moglie del custode. E quando Guido mi ha descritto il personaggio, mi ha detto che doveva essere una che picchiava il marito. Io ho detto, come faccio a scrivere di un personaggio così? Anche qui ci ho pensato per un po', per un paio di giorni, una settimana forse. E poi ho provato a immedesimarmi nella testa di questa donna arrabbiata, che era una donna molto arrabbiata. E sono riuscita a immaginare, a entrare dentro un personaggio che è completamente diverso dal mio modo di sentire e di essere. Questo miracolo di Guido, che ha fatto una scrittrice di favole per bambini e una grande scrittrice invece per adulti. Vabbè, mi sono divertita un sacco a fare queste cose, nel senso che immedesimarmi in personaggi così diversi è stato veramente bellissimo. Cioè, mi ha portato a scavare dentro la mia esperienza e in quello che sentivo dentro per poter essere credibile nel descrivere questi personaggi, per non essere banale. E niente, mi è venuta così. Alla fine ho pensato che questa donna così arrabbiata in qualche maniera doveva avere un lato umano, e il lato umano l'ho visto alla fine quando con la ragazza, che comunque sia era è un momento che l'ha resa umana, era tutta, l'ho pensato così insomma, e mi è venuto in questo modo. Guardo, vedevo, cioè questo è un modo per conoscere le fasi della creatività, va bene, come ti sono venuti fuori i personaggi, come hai immaginato che fossero in situazioni che tu non hai vissuto, quindi... Certo, perché cosa... io a Guido gliel'ho detto un paio di volte, ma io non ci riesco a fare questo. E lui tranquillo ha detto, sì, tu ci riesci, vai, fallo, scrivi. E, insomma, ero convinta di non riuscirci finché non l'ho fatto. Vedi che Guido dovrebbe essere un editore. Lui riconosce, sa riconoscere chi è valido, chi vale, chi sa scrivere. Non è stato così difficile. Il primo dei due personaggi rivendico un minimo di merito, perché quando mi hanno chiesto come mai uno come te si mette a scrivere a quattro mani con una donna, basta ascoltare la descrizione del parto e ditemi voi se io sarei mai riuscito a descriverlo così, sia la prima parte che la seconda che ha letto Raffaella. Ma nessun solo uomo, una donna penso. Poteva scriverlo esatto, così. Solo una donna. Riguardo alla seconda parte, non è proprio come pensate, perché io ho parlato col marito di Stefania, mi ha detto che lei lo picchia veramente. Scusa, non ho sentito che lei... Lo picchia veramente. Beh, anche bene. Quindi lei non ha descritto che la sua situazione è reale. Sì, sicuramente. Facciamo l'ultimo? Sì, dai. Sì. Io però a questo punto direi al nostro gruppo se è in grado di riconoscere questo che personaggio è, visto che sembra la serata delle sorprese. Vediamo un po'. Quindi, anche perché c'è un grosso scarto in termini temporali. Mi sento stanca, molto stanca. È appena uscito, l'ho abbracciato, gli ho sorriso, per non farlo preoccupare. Ora mi distendo nella stuoia, non riesco a stare in piedi. Ho ancora vomitato sangue questa mattina.
I dolori al ventre sono come coltelli, vorrei strapparmi le viscere, forse starei meglio. Mi alzerò dopo e aspetterò il suo ritorno. Lui è la mia vita, ma io so che non gli starò accanto a lungo. Non importa, il destino è stato benigno. Mi ha ridato ciò che mi aveva tolto. L'ho visto crescere forte e sano. Gli ho insegnato tutto ciò che sapevo e l'ho amato più della mia stessa vita. Mi ascoltava incantato quando gli raccontavo le antiche storie. I suoi occhi erano lanterne accese, la sua bocca socchiusa, la sua mente volava sognando. Ha tracciato assieme a me i suoi primi geroglifici, imparando tutto ciò che sapevo e chiedendo di più. Era come assetato di ogni cosa, incantato dalla bellezza. C'ero quando la prima barba gli colorò le guance e la sua dolce voce da bambino si fece roca. C'ero quando scoprì i cambiamenti del suo corpo, vergognandosi di ciò che era normale. Feci tacere le risate sciocche delle ragazze e gli spiegai la vita. Passeggiavamo nei giardini quel giorno. L'aria era tiepida e un vento leggero smuoveva le vesti al nostro passaggio. Parlavamo del cielo, che iniziava a colorarsi all'orizzonte, mentre il carro del sole scendeva per nascondersi alla vista e lasciar posto alle stelle. Vedemmo il principe correre inseguito dal servo. Ci inchinammo al suo passaggio, ma lui non ci vide, perso nella corsa verso il fiume. Riprendemmo il cammino, respirando l'odore della sera. Poi sentimmo gridare. Era il servo che chiamava aiuto, con la disperazione nei gesti e nella voce. E gli dissi, vai, salva il principe. Ma stai attento, stai attento. Dove è andata a prendere a salvare? Non è valido, Pier, non è valido. Dai. Ma anche ritrovarlo nel libro non è semplice. Non è semplice, no, no. Nel libro no, ma perché abbiamo mischiato tutto. No, avrei potuto prendere il... Si potrebbe fare una cosa, cioè, non ho voglia di farlo, ma andavo su Kindle, scaricavo, aprivo il libro e facevo la ricerca e arrivavo prima. Beh, la mamma, no? È quando... sempre la mamma, sì. Insieme. Sì. Cioè... Hanno vissuto parte della vita assieme. Sì. Poi lui, lei è morta. Sì. Però gli ha insegnato tutto quello che sapeva. Gli ha insegnato tutto quello che aveva. Scusatemi se ogni tanto sentite dei suoni particolari, ma c'è una chat fra mia moglie, mia figlia, le nipoti, mio figlio che non finisce, e mia nuora che non finisce più. E io non posso partecipare per colpa vostra. Grazie. Scusa, Guido, com'era il titolo dell'argomento? Cioè, com'era l'argomento oggi? Volevo raccontare cosa ha combinato la mia alunna. Dai! Allora, ha tagliuzzato pezzetti così piccoli, ma proprio così. Ne ha fatto dei libretti e ha scritto dei racconti, una ventina forse per ora. Li sta passando a tutti i compagni, ognuno di loro può correggere, aggiungere, togliere, dire quanto gli è piaciuto, quanto non gli è piaciuto, ma l'ho scoperto ieri. È carissima questa cosa. Se vedi che bei racconti che scrive, cioè, è in quarto, cioè, ci sarebbe da lavorarci, però ce ne sono veramente carini. Oggi ne ho letti 5, perché sono 10 pagine, poi pagine. Certo. Così, no? E tutti quanti possono cancellare, aggiungere, togliere, correggere errori, e poi danno la loro valutazione. Dietro c'è un foglietto così zeppo di valutazioni e correzioni. Ma sono rimasta così, ho detto, ma cosa stai combinando? Non me li fai leggere? Sì. Ha detto, maestra, io gli ho aggiunto quello, io gli ho aggiunto quell'altro, io gli ho corretto quello. E lei tutta contenta,
Io gli ho detto, sono veramente belli, c'è da correggere, perché c'è da correggere, c'è qualcosina da sistemare, però sono veramente belli. E lei tutta gentile, tutta tranquilla mi fa, grazie maestra, come dire, no, no, mica mi sta dicendo niente di strano. Carinissima. Però è una bellissima scoperta. Perché un giovedì non di sua iniziativa, senza... Sì, sì. Lei ha, e quest'estate la mamma mi ha detto che stava scrivendo un libro, però non lo ha mai finito, adora scrivere, quindi si è inventata questa cosa. Tutti, anche quelli che non sanno leggere bene, perché c'è qualcuno che non ce la fa, per problematiche grosse, se li leggono e ognuno di loro può partecipare alla... Adesso me l'avete fatto venire in mente perché stavate parlando più o meno di un discorso del genere. Partecipare alla costruzione di questi racconti. Sono rimasta piacevolmente sorpresa. Mi è piaciuta molto questa cosa. Spingere i bimbi a non lasciare i libri è una cosa, secondo me, altamente meritevole. Loro leggono, i miei bimbi leggono molto. Li invitiamo un giovedì. I bambini. I bambini, ovviamente coi genitori, ovviamente presto. Ma i genitori non lo sanno. Ma glielo chiedono i bimbi. No, i genitori non sanno che i figli fanno queste cose. Ah, non glielo dico. I genitori non sanno che i figli sono in grado di pensare, te l'assicuro. Questo è un bel problema. Non lo sanno. Ma scusa una domanda, Irene, è stata sua l'idea poi del processo di editing? Sì, sì. Guarda che loro lo fanno anche ai libri di testo, l'editing. Deve diventare un ospite, un membro d'onore della nostra... Bambini scoprono gli errori nei libri di testo. Scoprono gli errori nei libri di testo. Magari non me ne accorgo neanche io. Ma loro li scoprono. Come scoprono le incongruenze nei libri di storia. Magnifico. Vabbè, c'è un lavoro dietro, non è che sono nati così. C'è certo. Un po' di lavoro dietro. Facciamo le ricerche in classe, quindi con diversi libri, e valutiamo e vediamo, è iniziato così. Cioè ti dicono, quello lì era lì in quella data, ma non poteva esserci perché era stato sconfitto. Sì. È meraviglioso. Sì. È meraviglioso. Sono belli. Io mi sbaglio quando parlo dei miei alunni. Mi inquieto molto con loro. Però stanno venendo su belli, mi piacciono. E poi il mio ex alunno, autistico, ha scritto un libro. Dai! Pubblica la Erickson. Davvero? Sì. Bellissimo. E c'è la presentazione il 7 di gennaio, ne fa due, una la fa a scuola, e mi ha invitata a presentarlo. Che bello! Sono preoccupata perché io sono molto timida, però sono molto orgogliosa di lui. Dove lo fa? Ah, da noi a Dolianova, nell'aula magna. Poi ti faccio sapere se vuoi che avvicini. Sì, se posso vengo, mi fa piacere. Mm-mm. Quindi sì, insegnare è pesante. Qualche volta però ti dà qualcosa di bello. Ho letto un libro di recente su la storia di molti insegnanti. Bello, mi è piaciuto. Maria Stefania Piras. Sì. Hai messo dentro Steffi. Sì. Stefania, Steffi. Hai messo dentro quello che hai provato. Sì. È scritto molto molto bene, bello. Infatti l'inizio di questo incontro, Guido, era cosa c'entra la prosa nella poesia, no? Qualcosa del genere. Perché io ci trovo molta poesia in quei pezzi. Esatto, è quello che stavo per dire. È azzeccatissimo perché c'era molta poesia. Mm. Anche come l'ha letta sicuramente... E lei è eccezionale. Un po' rotto. Però alla fine è prosa poetica, non c'è niente da fare. È così. Poi si legge, non si legge con la cadenza della poesia, si legge con la cadenza della prosa. Sì, sì, c'è, c'era poesia. Ma è il mio concetto di poesia che è quello. Quando io dico, per esempio, che sì. Dante Alighieri, bravissimo, ma non è un poeta, intendo quello. Non è solo la musicalità di quello che... è anche il contenuto che conta.
Sì, assolutamente. Nel vedere il conte Ugolino che si mangia i figli, io una gran poesia non ce la trovo. Ad esempio. Potrebbe essere poesia anche la rappresentazione di una battaglia dove ci sono morti. Perché no? Deve essere una cosa che ti far diventare poesia, perché poesia no? Poesia ti deve, secondo me, a me, per come la vedo io, ti deve intenerire e commuovere. Non necessariamente, Guido. No, bravo. Non necessariamente. Allora, mettiamola così. Nella poesia che piace a me, cioè la poesia che piace a me deve avere queste caratteristiche. Noi stiamo parlando di quello che ha letto Raffaella, no? Per quanto riguarda la parte femminile di Sovrumani Silenzi. In realtà era descritta molto bene. Io non è che ci vedevo poesia, io vedevo una scrittura intelligente, intimistica sotto molti aspetti, di un qualcosa che cioè l'autore l'ha vissuto, la maternità, la gelosia, ed era descritto molto bene. Cioè non era... Ma Tony, hai usato una parola magica, intimistica. È questo che lega il suo scritto. Sì, perfetto. Cioè, sembrava poesia, ma in realtà era storia vissuta, capisci? Perché certo. Giustamente avendola vissuta riesce a descriverla. Poi chi ha le parole giuste per descrivere, perché tutti possono vivere un'emozione, ma magari non si hanno le parole giuste per descrivere. Va bene. È stato un piacere. Ottima idea di tutto, Guido. Grazie per questa cosa grazie che a voi. Stai facendo. No. Volevo ricordare che ti sei sobbarcato anche i costi. Quindi grazie doppio, anche se non è quello che fa. Ha comprato, quindi la licenza annuale l'hai fatta? No, l'ho fatta mensile okay, rinnovabile. Okay. Sì, automaticamente rinnovabile. Perfetto. Buonanotte. Ok, buonanotte. Buonanotte. Ciao Ari, ciao. Ciao.